Asfalti in via Carducci sono dei ripristini di Open Fiber, da quello che sappiamo, però insomma, questa mattina partiti in via Carducci qualche commerciante si è lamentato. Ma insomma, io credo che questa amministrazione ormai va fermata, vanno bloccati e loro sono proprio prossimi al disastro amministrativo, non all'ordine amministrativo. Tanto qui non si capisce bene, talvolta annuncio cavallari, ripristini, asfalti, troppo in Fiber Enel, talvolta, come leggo ieri, comunicato stampa dell'assessore di Bonaventura che annuncia. Qui più che perdere tempo a dedicarsi a fare annunci per cercare di rabbattare qualche spazio sul giornale e far vedere che si sta facendo qualcosa, esiste un metodo che è determinato anche dalla norma, come in questo caso. Bisogna segnare 48 ore prima con dei cartelli appositi alla cittadinanza, ai residenti, ai commercianti, a tutto quello che è l'ambito che va a chiudere, che con 48 ore d'anticipo bisogna segnalare questo tipo di attività, cosa che non è la prima volta che accade, è successo in passato per questi ripristini, è successo per i mercati, è successo diverse volte, questo ormai è diventata quasi una prassi, cioè qui non si rispetta più il fatto che, cioè ci si ricorda sì per fare la bella figura sul giornale, mettere il viso, quattro righe, che si sta facendo ripristino, che si sta facendo il rifacimento, ma non si ricorda però di dire all'ufficio che 48 ore prima, come prevede la norma, vanno segnalati questi lavori con appositi cartelli. Questo è molto grave, inizia a essere molto grave, è un andazzo ormai che non è più accettabile. Qualche commerciante che si lamenta che perché anche per i divieti di accesso, anche qualche io credo diciamo, che qui su questa area, questa amministrazione che si vuole determinare per la partecipazione e per l'ascolto, dovrebbe essere sensibile al fatto che nell'ultimo mese ci sono state le interruzioni dell'Enel, ci sono state delle comunicate all'ultimo momento, ci sono stati dei ripristini sulle altre vie comunicate all'ultimo momento, ci sono stati questo di oggi comunicato all'ultimo momento senza rispettare le regole. Va benissimo tutto, ma ci sono dei comportamenti e delle regole che vanno rispettate. L'ascolto è importante, poi non ci si può, come dire, giovare di piccoli annunci. Questa è un'amministrazione che soffre di annuncite. Si dedica a perdere tempo a fare dei, secondo me, più della metà della giornata la occupa a organizzare il comunicato stampa o l'intervista, senza poi capire che le attività poste in essere il quotidiano sono attività che vanno fatte rispettando le regole. È una disorganizzazione completa. Un suo collega li ha chiamati armata Brancaleone. Torno a ribadire che sono una vera e propria armata Brancaleone.